La macchina organizzativa della Protezione Civile di Sala Consilina ha lavoro in questi giorni di maltempo che hanno interessato l'intero Vallo di Diano. Grazie ad una fitta rete di collaborazione e ad una grande unità è stato così possibile raggiungere, coprire e assistere l'intero territorio salese, riuscendo ad allontanare lo spettro dell'isolamento anche nelle zone più difficili da raggiungere. Un grande lavoro che, come spiegato dall'ingegnere Alessandro Pone, coordinatore del Nucleo di Protezione Civile di Sala Consilina, è stato possibile grazie soprattutto al sostegno e alla disponibilità mostrata da associazioni, cooperative, polizia municipale e amministrazione comunale, che ha consentito di stringere un'importante sinergia finalizzata essenzialmente ad evitare una paralisi durante i giorni di freddo e neve. Spazzaneve e spargisalle hanno interessato la parte delle strade principali, quelle che stanno più a valle. Per quanto riguarda invece la parte più alta, si è innescato un sistema che attraverso l'utilizzo anche delle cooperative, che dalla mattina hanno iniziato con lo spandimento del sale, per poi intervenire noi come protezione civile nelle situazioni un po' più particolari dove abbiamo fatto degli interventi di recupero di alcune auto, dove abbiamo accompagnato delle persone per dialisi ai presidi sanitari. Quindi la parte più importante che è stata svolta, è stata svolta sicuramente dal responsabile comunale della protezione civile, che è il geometra Vincenzo Morello, perché noi siamo in diretto contatto con il sindaco, con il comandante della sala della Polizia Municipale, in diretto contatto con l'amministrazione comunale rappresentata per quanto riguarda dal responsabile comunale, il geometra Morello, nonché da tutte le cooperative che ringrazio per il continuo aiuto che danno sia a noi Protezione Civile ma anche all'amministrazione comunale. Si è fatta trovare pronto, tant'è vero che l'acquisto del sale è stato fatto qualche mese fa, tenendo conto di queste allerte che potevano arrivare da un momento all'altro. E tramite i bollettini che sono arrivati in questi giorni è prevista una nuova allerta meteo, probabilmente nella giornata tra mercoledì e giovedì. Chiaramente, noi in virtù di questa cosa stasera faremo una riunione di coordinamento presso la sede della Protezione Civile di Sala Consilina in località Sagnano, all'interno della quale discuteremo su quelle che saranno le misure da prendere in considerazione in funzione di questa emergenza. Una cosa da dire in aggiunta a tutto quello che c'è da fare in fase di emergenza è quello di che il comune di Sala Consilina si è dotato da un po' di tempo di un piano ad hoc sulla neve e sul ghiaccio, il piano neve e piano ghiaccio, all'interno del quale ci sono tutta una serie di prescrizioni e tutta una serie di consigli da rispettare proprio quando ci sono queste fasi di emergenza. 0975 52 24 24, che è il numero della sede della Protezione Civile località Sagnano, oppure la linea che è quella là sempre funzionante, che è quella della Polizia Municipale, la quale ci sostiene, ci supporta e ci ha aiutato molto. Dirò di più che in questa fase di emergenza, con l'attivazione del centro operativo comunale, che è il COC, la sede sta proprio nel locale dei vigili, quindi al municipio, al piano terra.